Amministrativo 2014 a Mazara del Vallo. Già nelle scorse settimane abbiamo visto l'ufficializzazione di molti candidati sindaco, Forza Italia nello specifico che lei anche rappresenta. Invece, come si sta muovendo, verso chi procede? La Forza Italia assolutamente sarà decisiva, nel senso che per noi le amministrative sono vitali per una città come Mazara del Vallo. A maggio ci saranno due appuntamenti assolutamente fondamentali, che sono appunto il rinnovo dell'amministrazione comunale a Mazara e il rinnovo del Parlamento europeo. E quindi è evidente che noi giocheremo le partite per vincerle, per guidare questi percorsi, perché abbiamo gli uomini, le donne, le risorse per poter guidare questi processi e appunto in città importantissime come Mazara e per quanto concerne un'adeguata rappresentanza parlamentare a Bruxelles, perché appunto da queste battaglie elettive può nascere quella classe dirigente idonea in grado di affrontare e risolvere i problemi. Certo non c'è la bacchetta magica, ma penso che ci sono tutte le capacità per poter alla fine lavorare concretamente dando risultati assolutamente positivi, ripeto, per il settore e per la nostra città. Il candidato sindaco è ancora un punto interrogativo? Ma a giorni sarà ufficializzata la scelta, si sta lavorando. Forza Italia è rinata da qualche settimana, bisogna ristrutturare il partito sul piano proprio nazionale, regionale e quindi alla fine uscire con le candidature. Ma al di là del nome, ripeto, stiamo lavorando concretamente, stiamo lavorando seriamente perché bisogna cambiare, bisogna fare una rivoluzione, ma una rivoluzione che sia costruttiva. Non bisogna bruciare il palazzo, non serve, bisogna sostituire dal palazzo quei politici che è sbagliato chiamare politici, ma politicanti che hanno fatto le loro fortune personali e che non hanno di fatto concretamente mai raggiunto nessun obiettivo. Oggi la gente è stanca, oggi le imprese soffrono, oggi i cittadini non ce la fanno più e quindi bisogna rivoluzionare, bisogna cambiare, ma avendo la certezza che questo cambiamento deve avvenire sempre nei crismi del rispetto delle istituzioni democratiche, perché alla fine la democrazia è un valore assoluto. Ripeto, Forza Italia, Toni Scilla sono in campo, in prima linea, perché questa battaglia va vinta, sicuri che vincendo questa battaglia chi ci sosterrà alla fine sarà orgoglioso di aver sostenuto questo progetto di rivoluzione politico-culturale, perché è evidente che stiamo vivendo un momento che diventa insopportabile, ma poiché dentro di me sono stato sempre una persona ottimista, nonostante tutto, continuo ad esserlo perché sono convinto che il futuro sarà un futuro sicuramente migliore. Approfitto, se mi è consentito, a questo punto per fare gli auguri a tutti i nostri telespettatori, sperando che appunto le nostre famiglie, il nostro mondo della pesca, ma un po' tutta la nostra città, la nostra provincia, possa davvero vivere un 2014 più sereno, dove ognuno di noi possa realmente realizzare quei sogni che ogni persona giustamente e correttamente deve avere.